Dal 17 al 20 agosto in Piazza Bambini del Mondo a Bellocchi di Fano ritorna l'attesissimo appuntamento con il Paese dei Balocchi. Una festa che racchiude in un'ottica di condivisione e confronto i tanti laboratori e spettacoli che saranno presenti nel corso delle 4 serate, assieme a giochi di luci, colori, magia, storie e racconti. Il ricco programma si aprirà già dalla prima giornata inaugurale con diverse attrattive che ormai da anni contraddistinguono l'evento, quali la gigantesca balena lunga 11 metri, Lucignolo, oltre ai vari personaggi storici come Pinocchio, Geppetto, il gatto e la volpe. Ad impreziosire il ricco ventaglio di giochi e attività ci sarà anche il Gran Teatro dei Mangiafuoco, la casetta del Booking Crossing e il Ludobus dei Balocchi, istituito come autobus itinerante nel quale stazionerà per 4 giorni nella piazza del paese. Tante le novità di quest'anno che partiranno proprio dal cambio di data dell'evento. Quest'anno il Paese dei Balocchi si è trasformato, si è spostato di un giorno, non inizia solitamente il giovedì come solitamente avviene il giovedì, ma il venerdì 17 per concludersi poi di lunedì 20 agosto, quindi è importante sapere che diciamo lo spettacolo finale che tutti ormai si aspettano praticamente finirà il lunedì alle 23. Una festa che si preannuncia anche quest'anno sostenibile. Dall'anno scorso abbiamo cominciato questo percorso di renderla sostenibile, abbiamo sostituito tutta la plastica, l'unica cosa che non si poteva sostituire è ancora diciamo l'acqua, quindi le bottigliette di plastica, perché non esistono bottiglie di plastica da 0,50 in PLA, però abbiamo insieme all'ASET pensato a un percorso che creerà una bella situazione al Paese dei Balocchi e faremo capire che seppur utilizziamo la plastica ancora, se la inseriamo nel posto giusto, la mettiamo diciamo negli spazi appositi, comunque può diventare ancora una forma e può essere utilizzata. A fare da cornice alla 15ª edizione organizzata dall'anonima associazione con il patrocinio di Regione Marche, provincia di Pesaro e Urbino, comune di Fano e la collaborazione della Prolocom Fanum Fortune, sarà il tema dell'arte. Abbiamo usato uno slogan stravolgendo un po' un adagio popolare che è impara l'arte e non metterla da parte, nel senso che l'invito che vogliamo fare quest'anno agli ospiti che verranno, bimbi, adulti e famiglie, è questo di calarsi a pieno nel mondo dell'arte, ognuno scegliendo magari anche liberamente la forma alla quale si sente più vicina, che possa essere la pittura, la scrittura, la danza, la musica, e poi cominciare pian piano a piccoli passi e nella vita quotidiana, cominciando a riappropriarsene, cominciando a ricontattarla, a rivalorizzarla, dalle forme più semplici a quelle più elaborate ed eccese. Poi pensare anche che in ognuno di noi abita un piccolo artista, che tutti abbiamo una parte sognatrice, una parte più evoluta, che fa parte della nostra sensibilità, con la quale ci possiamo collegare e dalla quale possiamo tirare fuori. Infine, un ampio spazio verrà dato alla gastronomia con piatti biologici e tipici locali e un'attenzione particolare ai celiaci. Novità, la pizza con farina di teff, che prende il nome dall'anonimo cereale coltivato in Eritrea ed Etiopia.